Amici di Manfredonia TV, benvenuti a questo secondo appuntamento con il Punto All, rotocalco sportivo nel quale io, Antonio Castriotta, per la seconda volta faccio il punto su quello che è stata la domenica sportiva di Capitanata, parlando ovviamente di calcio 11, partendo ovviamente dalla Manfredonia Calcio 1932, per poi passare al calcio a 5 ed infine al basket. È stata certamente una domenica importante per il Manfredonia Calcio 1932, che a dispetto dalle aspettative si pensava in effetti che il Real City potesse mettere in seria difficoltà il Manfredonia Calcio 1932, in realtà vi è stata una cocente ed importante sconfitta per il Real City. Il Manfredonia lo ha battuto meritatamente per 4-1 dinanzi ad un Miramare gremito sugli spalti sia in tribuna che di fronte nella gradinata, ma anche nella curva sud, tutti quanti ad inneggiare il Manfredonia Calcio e ad applaudire i tre gol, la tripletta di Pasquale Trotta che si porta a 79 realizzazioni nella classifica generale dei marcatori di tutti i tempi del Manfredonia Calcio 1932. Ma prima di entrare nel merito di questa partita, seguiamoci gli highlights a cura di Dino La Torre, con il commento di Dino La Torre e il montaggio di Andrea Colaianni. Ancora una prova maiuscola per gli uomini di Mister Agnelli, quest'oggi vista al Miramare contro una squadra, il Real City, che era la terza forza del campionato. Il Manfredonia Calcio quest'oggi ha salutato anche il record in solitaria per il bomber Trotta, che ha segnato anche una tripletta. Ma veniamo alla cronaca, al primo minuto, primo fondo del Manfredonia con Grumo, ottima la risposta del portiere Burchio, la palla poi termina tra i piedi di Laboraggine, la sua conclusione è da dimenticare. Settimo minuto, occasione per gli ospiti con Grieco che entra in area, scavalca l'uscita del portiere Morgillo con però un tiro debole, basta rinvia quasi dalla linea di fondo. Nono minuto, acuto di Trotta che impegna Vurchio in una difficile parata. Diciannovesimo, palla persa al centrocampo dal Manfredonia, De Battista, il più veloce di tutti, si invola verso la porta difesa da Morgillo, ma il suo tiro termina fuori. Ventunesimo, angolo per i Sipontini, palla a Telera che non impatta di testa. Sul cambio di fronte la palla giunge a Grieco che si infila tra Telera e Basta, portando in vantaggio gli ospiti per 1-0. Neanche il tempo di festeggiare per i verdi azzurri, che subito il Manfredonia si riporta in parità. Infatti la reazione degli uomini di Mister Agnelli arriva dopo 2 minuti, atterrato in piena area Capitan Trotta, per l'arbitro il signor Pinto di Foggia non ci sono dubbi, calcio di rigore, ed è lo stesso capitano a trasformare il suo 77esimo centro in maglia biancoceleste. 35esimo, standing ovation per il numero 7 bianco celeste Trotta, suo il tiro a giro che porta in vantaggio il Manfredonia per 2-1. La palla si infila alla sinistra di Vurchio. Nella ripresa il Manfredonia al primo minuto ha già una buona occasione, la Borragine al centro per Albrizio che colpisce la palla con poca forza e la difesa manda in angolo, dal cui angolo però non succede nulla. Al quarto è Albrizio a trovarsi solo in area, di testa mette la palla alle spalle del portiere Vurchio che comunque tenta una parata ma la palla gli sfugge e termina in rete, 3-1 per il Manfredonia. Sedicesimo, Basta crea scompiglio dalla destra ed entra in area dove vede serve Capitan Trotta solo al centro della difesa ospite e non può far altro che mettere in rete la palla del 4-1. Ventesimo, break del Real City con Pasquariello entrato nella ripresa, il suo tiro ben calibrato termina di poco al lato. Al 22esimo gli uomini restano in 10 per colpa di un fallo di Sparapano. Al 42esimo un po' di nervosismo in campo, soprattutto da parte degli ospiti. Il numero 19 da poco entrato, Barisciani, se la prende un po' con tutti, poi viene calmato e il gioco riprende.
e dopo 3 minuti di recupero l'arbitro, il signor Pinto di Foggia, decreta la fine della gara. Una gara dove il Manfredonia ha ancora una volta dimostrato di essere un rullo compressore in questo campionato. Un Manfredonia che anche con il saluto della Luna, che ha fatto capolino al Miramare, ha dimostrato che non vuol lasciar punti e tenere sempre testa alla classifica, soprattutto all'altra capolista che è lo United Sly. Quest'oggi ha vinto la sua gara di misura per 1-0 contro il Donuva. Domenica prossima gli uomini di Mister Agnelli faranno visita alla Rinascita Rutilianese, squadra che è a quota 6 in classifica. Le immagini degli highlights sono eloquenti di quello che è stato l'andamento di questa partita, nella quale i primi 22 minuti sono stati di marca del Real City, che in virtù di un centrocampo folto, importante, tra cui ricordiamo l'ex Rizzi che si è messo alle costole di Cicerelli per tutta la partita, è partito alla grande il Real City, ci ha messo in seria difficoltà soprattutto nel palleggio a centrocampo e con rapide verticalizzazioni che hanno messo dinanzi al portiere Morgillo 3 volte gli attaccanti. Al 22esimo del primo tempo arriva la rete di vantaggio del Real City con Grieco, ma il Manfredonia Calcio non si è scomposto e poi grazie ad un calcio di rigore che si è procurato Trotta siamo riusciti in effetti a pareggiare subito i conti con il Real City, e poi sempre Trotta, grande protagonista di questa partita, è riuscito a segnare il secondo gol, quindi il vantaggio del Manfredonia Calcio con un tiro che si è stampato nell'angolino alla sinistra del portiere. Si è andati negli spogliatoi, poi si è tornati in campo con un Manfredonia sempre aggressivo come nei minuti finali del primo tempo, e con una torsione magnifica di Albrizio siamo riusciti a segnare il terzo gol, che ha praticamente chiuso ogni velleità con Real City, che poi ha subito addirittura anche il quarto gol sempre da Pasquale Trotta, grande matatore, grande eroe di questa partita. A tal proposito sentiamo l'intervista che mi è stata rilasciata dal mister Luigi Agnelli al termine della gara. Mister Agnelli, appena terminata la partita contro il Real City, il Manfredonia l'ha battuto per 4-1, una bellissima partita, un primo tempo difficile per il Manfredonia Calcio, i primi 20 minuti abbiamo subito un po' l'avversario, sono passati meritatamente in vantaggio, poi abbiamo ripreso a macinare il gioco e grazie alle giocate anche di Pasquale Trotta abbiamo ripreso la partita. Sì, come vi avevo detto già in settimana, avremmo trovato un avversario ostico e ben organizzato. Il mister Mascia sicuramente ha preparato nel miglior modo la partita e i primi 20 minuti sono l'emblema di quello che avevo già predetto la settimana. È normale che poi noi abbiamo messo la giusta attenzione, i giocatori di qualità che abbiamo a disposizione hanno portato il risultato a casa. Nel complesso secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione. Ecco, dopo 6 partite il Manfredonia Calcio è a punteggio pieno, abbiamo affrontato quelle squadre che sulla carta ci potevano creare qualche problema, il Vigor di Tito, il Castellaneta, oggi il Real City, si può dire che l'avversario più ostico sarà certamente lo Sly United? Secondo me l'avversario più ostico siamo noi, se abbassiamo poco l'attenzione possiamo rischiare di effettuare quelle che sono delle disattenzioni che poi ci portano a subire dei gol, e quindi dobbiamo sempre stare sul pezzo, alzare l'asticella partita dopo partita e dimostrare quello che è il nostro reale valore. Ecco, abbiamo segnato più gol rispetto allo Sly, per questo motivo siamo primi in classifica a pari punti, però subiamo ogni volta qualche gol, abbiamo subito oggi sulle verticalizzazioni, ci hanno messo molto in difficoltà. Sì, vabbè, come vi avevo detto in settimana, l'avversario era ben organizzato, è normale che qualche disattenzione c'è sempre perché noi siamo propensi a spingerci in avanti e cercare di portare un'azione da gol in più rispetto a quello che è della fase di non possesso, noi siamo fatti in questa maniera, è normale che chi ci viene a vedere si diverte perché vede come minimo 4 gol durante una partita, e questo è ben positivo soprattutto per chi guarda questo spettacolo. Poi è normale, la coperta da qualche parte la devi sempre tirare, devi lasciare qualcosa anche all'avversario perché c'è anche lui in mezzo al campo. Possiamo migliorare, possiamo crescere e sicuramente lo faremo durante la settimana.
Ecco, buono l'affiatamento nel reparto offensivo, oggi sono andati in gol sia Trotta che lo stesso Albrizzi. Sì, vabbè, il reparto offensivo ben supportato dal centrocampo e dalla difesa ha creato tante occasioni da gol, potevamo farne almeno altre due sicure e nitide, soprattutto su un calcio d'angolo dove abbiamo preso un palo e siamo andati vicinissimi al gol, però come avete ben visto chiunque entra dà sempre il suo contributo e sta sempre sul pezzo, da Stoppiello a Mastropasqua, a Perez che è subentrato oggi, sono tutti quanti ben affiatati e stanno crescendo partita dopo partita. Anche la condizione fisica del portiere Mogilla è in crescita? Sì, tutti quanti stanno crescendo, anche Ferrazzano che sto impiegando di meno, l'ho impiegato durante la Coppa, sta dando il suo contributo ed è normale che bisogna fare delle scelte e tutti quanti si mettono a disposizione della squadra. Grazie mister. Grazie a te. Grande protagonista di questa partita, l'abbiamo detto, è stato Pasquale Trotta, un calciatore importante per questa società, chiaramente l'uomo che fa la differenza nel Manfredonia Calcio 1932, un calciatore che rappresenta la sipontinità piena, un calciatore che avrebbe potuto tranquillamente militare in categorie superiori, in eccellenza, ma anche forse in Serie D, un calciatore che 2 anni fa ha deciso di sposare il progetto del Manfredonia Calcio 1932, calandosi in una categoria, la prima, che certamente non era confacente alle qualità tecniche di questo importante calciatore. L'anno scorso ha segnato 43 reti nel campionato regionale di prima categoria, quest'anno ha segnato diverse reti, ieri una importante tripetta, è stato l'uomo partita, certamente ha raccolto gli applausi dello stadio Miramare. Pasquale Trotta, lo sappiamo, quando decide di giocare non ce n'è per nessuno. E sentiamo l'intervista che mi è stata rilasciata da Pasquale Trotta al termine della partita. Pasquale Trotta, battiamo meritatamente le Real City per 4-1, ad un certo punto ci hai messo il tuo zampino, un calcio di rigore e poi un gol con cui hai riaperto letteralmente la partita. Sì, sì, è stata una partita abbastanza difficile, forse il risultato 4-1 un po' pesante per la squadra avversaria, anche se siamo stati bravi a capitalizzare, però è stata una partita abbastanza complicata, visto il loro vantaggio, poi ci hanno messo in difficoltà in qualche ripartenza, poi siamo stati bravi nel reagire. Abbiamo subito, Pasquale, molto le loro verticalizzazioni, ci hanno messo in difficoltà con giocate di prima e in velocità. Sì, sì, esattamente, sono pienamente d'accordo. Loro, qualche giocatore, ha giocato anche con noi, li conoscevamo bene. Sono ragazzi bravi tecnicamente, ci hanno messo in difficoltà su lanci lunghi, su fraseggi tra le linee, quindi sono stati bravi. Ecco, Pasquale, con la tripletta di oggi raggiungi quota 79. Sì, sì, mi fa piacere aver raggiunto questo record, visto che sono manfredoniano, quindi niente, però ripeto, quello che conta è il risultato della squadra e cercare di portare l'obiettivo a casa, sarebbe quello di arrivare primi. Ecco, nelle prime 6 giornate siamo a punteggio pieno, abbiamo affrontato in casa tra le squadre che potevano ambire a vincere questo campionato, Real Bitritto, oggi Real City. Vigo Bitritto Real City, adesso aspettiamo lo slide, diciamo, all'8 di dicembre. Sì, siamo stati bravi a battere qualche squadra sulla carta abbastanza importante. Chiaramente il campionato è lungo, poi ogni partita è una storia a sé, però prima di pensare, diciamo, alla sfida famosa con la SLA, ci sono da affrontare tante partite, soprattutto in trasferta. Già domenica abbiamo una trasferta abbastanza difficile. Migliora l'affiatamento con l'altro attaccante centrale, con Albrizio. Sì, sì, vabbè, con Cristian ci ho giocato già in passato, quindi ci conosciamo bene, sapevo del valore del giocatore, quindi adesso piano piano sta bene fisicamente e sta venendo fuori. Grazie. Grazie a voi. Il Manfredonia resta sempre saldamente primo in classifica a pari punti con lo United Sly, abbiamo semplicemente una differenza reti, il Manfredonia ha segnato ben 24 gol e ne ha subiti 7, mentre lo United Sly ha segnato 18 gol e ne ha subiti semplicemente 3. Poi abbiamo comunque il Vigor Bitritto terzo in classifica ed il Castellaneta. Il prossimo turno il Manfredonia giocherà contro la nuova Rutiglianese, società che ieri purtroppo ha subito una sconfitta. Certamente il Manfredonia deve macinare punti per tenersi incollata
alla United Sly. Sappiamo che gli scontri diretti li abbiamo vinti in casa contro le squadre dirette inseguitrici, e quindi mi riferisco al Vigor Bitritto e ieri il Real City. L'8 di dicembre affronteremo in casa lo United Sly, ma ci dovremo preoccupare del girone di ritorno, poiché gli scontri diretti li abbiamo tutti quanti fuori casa. Quindi il Manfredonia deve sempre e comunque cercare di vincere tutte le partite a sua disposizione fino al termine del campionato. Continuiamo a parlare di calcio a 11, parliamo del Foggia Calcio, che ovviamente gioca nella nostra provincia, tutti quanti lo seguiamo. Quest'anno gioca il campionato nazionale di Serie D, ieri è riuscito ad ottenere un pareggio sul campo ostico del Brindisi, dopo essere passato in vantaggio con Iadaresta. Il Brindisi non si è scomposto, ha macinato gioco, ha avuto diverse occasioni, anche il Foggia Calcio in realtà ha avuto l'occasione per segnare anche il secondo gol grazie alla bravura del portiere del Brindisi, ciò non è accaduto. Un Foggia più propositivo rispetto alle gare disputate contro il Cerignola e contro il Taranto, che comunque il Foggia è riuscito a vincere con un solo gol di scarto rispetto alle avversarie. Ieri ha disputato una buona gara con delle defezioni importanti, ma anche il Brindisi aveva delle defezioni importanti. Alla fine il pareggio si può dire che sia il risultato giusto, quindi Foggia e Brindisi termina 1-1 e il Foggia perde la prima posizione di classifica. Terza partita casalinga per la SIM Manfredonia Calcio a 5 contro la Virtus Rutigliano. La SIM Manfredonia Calcio a 5 purtroppo perde per 2-1 al Palace Caloria a seguito di una partita molto complessa, molto avvincente. Una signora squadra, quella della Virtus Rutigliano, siamo riusciti a passare in vantaggio con il solito Saverio Latorre, bravissimo con un tepin a segnare il primo gol per la SIM Manfredonia Calcio a 5, ma la squadra avversaria non si è mai scomposta e di un secondo tempo molto equilibrato, con delle gran parate anche da parte di Lupinella, ma al contempo va segnalato che abbiamo sciupato delle chiare ed opportune ed evidenti occasioni per segnare il secondo gol ed anche il terzo alla Virtus Rutigliano. Beh, il calcio è così, in questo caso il calcio a 5, ad occasione a gol mancato, gol subito. La squadra ospite non si è mai scomposta, non ha mai perso le speranze, con il portiere di movimento è riuscita prima a pareggiare i conti ed una manciata di secondi dal termine della gara è riuscita anche a segnare il gol della vittoria, quando sarebbe stato più equilibrato un pareggio, più meritato un pareggio per la SIM Manfredonia Calcio a 5, che ha disputato tre partite consecutive al Pala Scaloria. La prossima la giocherà in trasferta contro il Cataforia in quel di Reggio Calabria. Bene, eloquenti sono state anche le parole pronunciate dal presidente onorario, il dottor Luigi Esposto, al termine della gara, l'intervista rilasciata al giornalista Antonio Baldassarre, nel quale chiaramente il presidente evidenzia in qualche modo che la sconfitta è certamente dovuta anche ad una panchina corta, quella del SIM Manfredonia Calcio a 5, che non ha a disposizione alcuni elementi importanti che avrebbero potuto dare manforte poi ai cambi. Chiaramente lamentela evidenziata anche in qualche modo dal mister. Quando avremo altri elementi, certamente questa squadra farà parlare di sé, perché ha disputato comunque una ottima partita, anche se il presidente ha ribadito che i calciatori devono calarsi in questa categoria e tenere i piedi per terra. Passiamo a parlare di basket. La SSD Giuseppe Angel di Manfredonia purtroppo ieri ha subito la sua seconda sconfitta di campionato, la prima la settimana prima alla Palace Caloria contro la Lupa Lecce, squadra candidata a vincere il campionato di Serie C Gold. Ieri contro la cestistica Ostuni è finita 79-74. Bene, nel primo quarto la Angel era molto indietro, quasi 20 punti rispetto alla squadra locale, ma la squadra non si è persa d'animo, ha recuperato nel terzo e quarto punto. Alla fine la differenza sono questi 5 punti contro una squadra ostica, quella della cestistica Ostuni. Chiaramente la squadra ha cercato di reagire, adesso non ci sono scusanti. Domenica prossima alle ore 19 al Palace Caloria bisogna assolutamente vincere per fare punti in classifica e quindi scostarsi dalla quota zero.
Affronterà la Libertas Altamura, la Giuseppe Angel, domenica prossima, squadra a pari punti con la Giuseppe Angel, ultima in classifica, quindi è uno scontro diretto. La Angel non può assolutamente fallire perché è una società che ha operato bene sul mercato ed è quanto più è importantissimo che cominci a macinare punti in classifica. A questo punto siamo alle battute finali, non mi resta che ringraziare tutti coloro che hanno assistito a questa diretta Facebook, al programma Il Punto, tutti i lunedì alle ore 17 su Manfredonia TV. Un saluto a tutti e a presto. Ciao!